Attenzione! Dall'episodio 9 in poi ci saranno scene abbastanza brutte. Tutto quello che accade nel gioco non sarà problema mio. Se per caso vi verrà un infarto oppure dei vomiti, non potete accusarmi di nulla. Quindi, se non volete continuare, chiudete subito il video, altrimenti, buona visione! Per quelli che non vogliono vedere il video, si guardino... un porno. Sì, un porno. Salve amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo episodio di Amnesia. Buon anno nuovo perché lo sto registrando l'1 gennaio 2014. Allora, ci sono delle piccole cose che devo dirvi. Allora, vabbè, a parte buon anno a tutti quanti quelli che si sono iscritti al mio canale, quelli che mi seguono da poco, quelli con cui parlo su TS, Gabriele, Lello e tutte le persone comunque che mi conoscono su TS, che stiamo, diciamo, dovremmo fare una serie su Minecraft particolare. E poi vi metterò i canali in descrizione di Gabriele, perché adesso ogni volta mi confondo sempre le lettere finali del suo canale. Si chiama Gabriele, si chiama PRG, credo, se mi ricordo. Ogni volta mi confondo, scusa Gabriele. Io voglio dire RPG, PRG, boh, è quello. Lo so, sono un coglione. Allora, metto il cronometro. Allora, un'altra cosa che vi dovevo dire. In questo video, so già tutto, perché in pratica ho registrato la puntata, poi Action non so cosa ha fatto, mi ha cancellato i video che ho fatto, cioè 3 episodi avevo fatto di Amnesia io, e mi ha cancellato i video che ho fatto, e quindi so già cosa devo fare. Però siccome so cosa già devo fare, terrò sempre questa cosa accesa, questa qui, così vedrete bene il piggy. Perché voi mi avete detto che non c'è poca illuminazione, ed è vero, l'ho aumentata adesso. Quindi se vado su opzioni e grafica e metto, vedete qua sopra, è al massimo, è a 2. Quindi ha voglia vabbè, se volete metto pure risoluzione alta, qualità alta, filtro texture trilineare. Vabbè, è tutto al massimo in poche parole. Quindi anche la luminosità, però non vi lamentate se per caso io tolgo la lanterna, vedete che si vede un po' spixellato perché l'illuminazione è troppo alta. Quindi in pratica vedrete così. Però se faccio così vedete meglio. Allora, adesso qua vedremo la prima volta Piggy. Ok? E ve lo illuminerò, però lui mi verrà contro. Quindi in teoria lo vedrete grosso. Però per farvi vedere Piggy, ragazzi, cioè mi sono cagato la prima volta che l'ho visto, però adesso non mi cago più perché lo so dov'è. Quindi accontentatevi. Over there, Laggiù, placed in the mettilo corner. nell'angolo. What? Cosa? Credi forse che Do you parli think I speak prussiano? Mi hai Russian? preso per un Do porco I look like an decadente. Perché devi fare battute inbred sui Piggy per... fox, eh? Who gives a Cosa damn what it importa che contains? Just contiene? set Tu it down piazzalo nel carefully coltello e and lasciami leave me pace. be. Giusto. Sono d'accordo con te. Ecco, io in pratica vado qui e la porta si chiude, quella che c'è di là. E mi apre quell'altra. E lì ci sarà il nostro Piggy, amici. La prima volta che vedrete Piggy in carne ed ossa. Ok, qua dovrebbe essere. Sì, perfetto. Quando esce? Eccolo, vedete? Coglione! 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 Vieni qua, vieni, vieni, fatti sotto. Su, 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 su. Dai. Oh, cazzo! Oh, merda! Piggy, cosa stai facendo? Perché mi vieni contro? Peggy, vieni qua, dai, fatti sotto. Ah, sì, il telefono. L'ascensore è stato sabotato. Dovrei trovare un'altra strada attraverso le gallerie. E le avevo già fatte al nono episodio. Stai attento a quei corridoi, Menno. Il male in agguato fra le mura. Tra quelle mura. Grazie. Tanto avevo già visto un Piggy. Adesso non si sa come è sparito il Piggy. Oh cazzo, ancora lì. Porca troia. Ma nel gioco è risparito nel nono episodio dell'altra volta. Stronzo. Oh cazzo, no, ancora. Vattene. Ah. Com'è possibile? Come è possibile?
fa come gli stessi mostri di Amnesia The Dark Descent. E che cazzo. Allora, qui era chiuso, me lo ricordo. Ah, dovevo mettere la capsula corporation. Aspettate, aspettate. Ok. Basta. Ok, dovevamo andare qui. Sì, vabbè, non me ne frega un cazzo. Qui. Bambini! Ah, è vero, qua c'erano i bambini. Mica, guardate, se lasciate questo pupazzo un'altra volta qui vi ammazzo. Bambino? Come ha fatto? Come ha fatto? Dimmelo, Piggy. Cioè, Teddy, come ha fatto? Dimmelo. Dimmelo! Ok. Qui a fanculo. Quindi da qui io non so un cazzo. Cioè, da qui. Però vi ho voluto far vedere il Piggy grande, grande, grande. E ce ne sono anche di peggio. Cioè, un Teddy impedisce la strada. Vai via. Su. Da qui tutto mi è completamente vuoto. Non so cosa devo fare, non so che dire, non so che... Ah, sì, no. No, forse un pochettino più avanti mi ricordo ancora qualcosa. Mi ricordo di averlo fatto questa cosa. Questo tunnel. Aia. Push. Aia, che dolore. Allora, mentre io mi vado a fumare un cannone, non so il perché, qua ci dovrebbe essere la capsula corporation. Eccola qui. E la devo mettere qua. Sono arrivato in un punto dove è caduto nelle sue mani e si sono corrotte davanti a me. Due moncherini, se non sbaglio si dice moncherini. La prossima volta useremo una miscela a parti uguali di infusion vitae. No, portalo via, puoi buttarlo nel fiume. Inquiniamo l'ambiente, stronzo. Ok, qua dobbiamo mettere l'altra capsula corporation. Dammi qui. Qua mi ricordo fino a una miscela che devo mettere una specie di bomboletta, una specie di cosa gommosa nella porta, nel lucchetto, e poi farla esplodere con la luce che c'è lì, che avevamo già letto nelle mail, nel messaggio precedente che vi dirò dopo. Ve lo spiegherò dopo. Perché riguardandomi i vecchi episodi, prima, cioè io avevo registrato quell'episodio, non sapevo che cazzo dovevo fare, e poi mi sono andato a rivedere il vecchio episodio che diceva che quella luce che c'è sul, dove c'è quella specie di sedia, è altamente potente, che può squagliare qualsiasi cosa, anche il metallo. Allora ho detto, sicuramente squaglierà anche quella cosa, e dopo ho fatto il video, però poi me l'ha cancellato, quindi è uno stronzo. E adesso, se non ci sono... Sì, vabbè, qui c'era un Piggy, se ricordo, mi ricordo. Se mi ricordo. Vado dritto, però non puoi fare manco F5. Sento uno che fa, che mi rincorre. Vedete? Stronzo, voglio aprire la porta, voglio vederlo in faccia. Quindi in pratica adesso vedete la miscela. A parte che c'era un bug in questo episodio, però vabbè, lasciamo perdere. Adesso devo schiacciare un pulsante che era qua. Sì, ragazzi, mi dispiace se vi sto dicendo tutto così, perché l'avevo già fatto l'episodio, ma questo action me l'ha cancellato. Vaffanculo, devo dire tondo. Ecco, sto chiudendo quelle cose, quel coso rotterà, ruote, fa il giro. Non so perché. E mi darà questa sostanza, eccola qui. Che dovremmo prenderla e non spaccarla, perché sennò altrimenti dovremmo ricominciare da capo. Perché se lo fate cadere, sono cazzi vostri. Ecco, vedete quel lampione? Vedete questo qua? Allora, questa qui, in pratica, c'era un'email qua, un messaggio, a parte i denti, che vi spiegherò. Un tipo in pratica gli ha dato una sostanza, e questo qui perdeva i denti e poi gli ricrescevano, una cosa del genere. Non me lo ricordo più, l'avevo fatto 2 giorni fa il video, quindi questo video lo vedrete oggi. Cioè, appena lo faccio, lo carico già su YouTube, quindi è l'1 preciso. Ah sì, vi devo far vedere questo prima. Guardate questa rana. Sentite che sta scorreggiando. Sentite. Aspetta. Fa.
Cioè, ragazzi, è figo. Spegniamolo perché non voglio che rimanga tutto il tempo così. Scusate se questa scena vi farà vomitare, ma è fichissima. No. Allora, diceva in pratica che questa cosa, se va a contatto con il metallo, c'è il rischio che si bruci il metallo. Quindi con le mail diceva quello, infatti, di mettere direttamente quella sostanza, questa sostanza qui, sul lampione. Infatti, se voi mettete adesso il lampione, vedete? A parte che non so come cazzo sta facendo, come fa a farlo se... Vedete? Ecco qua. Vedete cosa fa? E mi ha aperto la porta. Ma c'ero arrivato dopo 40 minuti, ragazzi. Cioè, dopo 40 minuti, riandandomi a guardare il vecchio video che diceva che questa lampione faceva, bruciava anche il metallo. Poi ci sono arrivato che dicevo, cazzo, allora può bruciare anche quello. E poi dopo l'ho registrato e si è cancellato il video. Si sono cancellati 3 episodi. Dove sono arrivato indietro. Poi qua. E poi... cioè, voi avete visto l'episodio in pratica dove io mi fermo a leggere la lettera. Ecco, c'era un episodio dove io vi facevo vedere un pezzo dove c'era il Piggy, che sono rimasto quasi 10 minuti a far rimanere fermo perché lui mi stava guardando e vedeva che ero io lì. E poi durato 16 minuti il primo episodio e sono arrivato dove c'erano quei barattoloni che dovevo mettere lì giù. Ho fatto un altro episodio, dovevo mettere il secondo barattolo perché ci volevano mezz'ora per arrivare, perché tra rumori e cose varie mi cagavo e quindi sono passati 15 minuti e ho messo il secondo episodio da 15 minuti. E il terzo arrivavo qua per capire cosa dovevo fare con questo lampione per questa porta. Quindi alla fine 3 episodi, quindi adesso da qua non so più un cazzo, cioè non mi ricordo nulla. Voi mi direte, cazzo, in 3 episodi sei arrivato solo fino a qua? Sì, perché non ci arrivavo. Mi dispiace, perché adesso io non so che cazzo... Qua laggiù, più veloce, sì, vattene a fanculo. Allora, qui adesso da qui, cosa devo fare? Devo cadere giù. Mi spaccherò le ossa. Bene. Ci sarà un caricamento? Sì. Allora, immaginatevi che adesso voi non vedete l'immagine, ma c'è un tubo. Un tubo con delle scale. Questo mondo che perde tutti quei chiodi e niente legno. Che razza di carpentiere sei? Quella sagoma non può far altro che aprire le braccia verso di te. Dov'è la forza in tutto questo? Non lo so, chieditelo tu. Io non è che posso farmi tutte le domande del mondo. Ok, adesso dovreste leggerlo. Scusate, ma lo champagne mi ha fatto... Oh, infatti sono nella cacca. Ne ho bevuta un bicchiere, sono già messo male. Wow. Reggo l'alcol in una maniera proprio. Allora, non sarà pericoloso avere questo accumulo di loro dure così vicino al nucleo. Potremmo usare il flusso per alimentare le turbine. Queste gallerie saranno sempre inondate da un torrente. Ma fammi leggere, potremmo sfruttarlo per integrare la produzione del vapore che garantire la regolarità. Santo Dio, che tanfo, la materia fecale è il vero frutto della nostra epoca. Sì. Ma vediamo qua cosa c'è. Parte ossa. Naturalmente il prodotto ormai dissanguato deve essere scottato, depilato e raschiato prima di essere appeso ed eviscerato. A questo scopo viene condotto attraverso una camera a vapore la cui temperatura è resa costante dagli sfiati di sovrappressione del motore, opportunatamente convogliati attraverso la caldaia e una serie di grandi condutture in rame fino a una camera di pietra posta ai piedi della casa di lavoro. Al centro del macchinario si trova un componente che controlla le operazioni di lavorazione del prodotto attraverso l'intero sistema, che richiede temperature basse e costanti. Un'adeguata refrigerazione è importante anche per mantenere la qualità generale del prodotto. E anche questo comporta la riduzione del calore in determinate aree della macchina. Due problemi che si fondono in questa singola soluzione. Rimuovere il calore da alcune aree e aumentarlo in altre. Perciò il calore viene estratto con dei pannelli conduttori sfruttando i principi della convenzione regolandosi con la caldaia, immettendo aria gelida lungo un gruppo di tubature in una direzione e vapori altamente surriscaldati nell'altra. Sì, ragazzi, adesso io
questo qua me lo dovrò riguardare, questo video, quando lo ricarico per capirci qualcosa. Ok, vado a destra perché ogni volta che vado a sinistra mi vado a prendere un... No. No, 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 di nuovo quello dell'acqua. No, dai, di nuovo quel mostriciattolo del cazzo che c'era sulla mesa. Ma che cosa? Cosa dobbiamo fare qua? C'è un picchi. Ok, scusa Piggy, mi dispiace, non volevo disturbare nessuno. Qua dove cazzo stiamo andando? A parte un... Perché la luce si spegne quando non si è blu? Vabbè, che cazzo, io mi faccio tu. Qui c'è un telefono, non mi chiami per dimmi una, di darmi una spiegazione, no? Alcune delle vecchie forme si sono liberate nelle aree di contenimento e sono fuggite nelle fognature. Mi ricordano tutti i miei limiti. Questa non è Clem. Kelm. E io non sono Eliyahu. O almeno, non ancora. È colpa del calore che si genera tenendo aperti i portali. Non possiamo semplicemente imbottirli di refrigerante come facciamo con il varco centrale. Non era una domanda, scusate, però. Come facciamo con il varco centrale? Le versioni successive sono protette dalla temperatura glaciale delle torri, ma lassù, dove l'aria è calda e fetida, si surriscaldano, la loro dualità si lacera. L'altrove rifugge dalle loro cellule e il vitae, o il vitae, diciamo vitae, perché non... vabbè. Va in frantumi, vivono a sprazzi, che vuol dire? Cioè ragazzi, o spruzzi o sprazzi, non è che uno dei due. Strattonati da un mondo o dall'altro in modo continuo, violento e imprevedibile. Esistono alcuni secondi come creature di questo mondo, quindi sono trascinati via e cessano di avere forma fisica. Questo andirivieni brutale tra i diversi mondi li ha resi totalmente folli. Ho dato ordine che le aree colpite venissero sigillate e non permetterò che i miei leali lavoratori vi entrino. Quello ormai sono luoghi maledetti, dimora di esperimenti falliti, spettri di paura e rancore. Ok, grazie. Paratoia scolmatore 1. Paratoia scolmatore 2. Si può girare? Ho fatto qualcosa. Ah, ecco, mi doveva chiamare lo stronzo. Più in fretta, Mendus. Drena l'acqua, apri la via verso le pompe di sentina. Che cazzo? Ti stiamo aspettando. Che cazzo? Oh, ma calmati, Ciccio. Non dammi del testa di cazzo, pezzo di merda, senza un motivo. Ho capito, devo togliere la seconda acqua per andare lì. Bene. Però mi è riempito qui. Stronzo. Quindi devo andare qui. Andare qui. Andare qui. Girare qui. Andare qui. No. Andare qui. Questo? Ok. Devo aprire il secondo. Però se il secondo dobbiamo aprirlo adesso, io però devo guardare a che punto siamo, perché non voglio farvi 17 minuti, forse ce la facciamo se corriamo come dei dannati, dei pezzi di merda. Però qui non si può andare, quindi devo andare dall'altra parte. Devo andare nel secondo. Il secondo dove? Ma perché ti spegni e ti accendi solo perché c'è quello? Non mi avvertire che c'è un tipo lì, non me ne frega un cazzo. Su. Qui si va dove... dove c'era il teschio, vero? Sì, prima qua c'era un osso. Sì. Allo spawn siamo tornati. Bene. Quindi qua bisogna andare adesso. Ah, qua bisogna andare, scendere giù, su. Speriamo che non troviamo Piggy però in giro, eh. Se no mi giro i coglioni questa volta. Che cazzo, pure due strade che ti danno la stessa strada. Vabbè. Hai dei problemi seri? Tu.
Questo voleva sicuramente incappettarmi, però siccome non ho trovato una via. E io ho detto: guardate i miei tesori, la vedete? E loro: sì, papà, sì, la vediamo. La cima alta è segnata dalle intemperie di una piramide scoscesa come quelle egizie. Alcune pietre cadute dalla sommità vitici che strisciano ad intrecciarsi con i serpenti variopinti che prosperano lungo gli scalini. Ma questa, chi cazzo scrive queste email? Questi messaggi? Uno proprio fissato con parole assurde. Lo so che esistono queste parole in italiano, però italiano antico, cazzo. Un palpabile poi. Cioè, cazzo, chi è che non ha mai usato questa cosa? Oh, sei una bella ragazza. Posso usare il tuo palpabile? Cioè, ma cioè, voglio capire. Un palpabile senso di quiete, il peso dell'abbandono. Cioè, una ti dà un ceffone se dici veramente un palpabile. Posso toccare un tuo palpabile? Lei ti dice: ma cosa vuol dire? Non è quello che pensi. Vabbè. Il peso dell'abbandono, ed è qui che sedeva il re, e qui vivevano i sacerdoti. Questa è la casa dei morti, e qui dove picchia il sole, qui è dove gettavano i cuori che non venivano consumati. No, miei cari, non erano affatto dei selvaggi, vedete? Credevano che il cielo potesse cadergli sulle loro teste, vabbè, e credevano davvero che un'offerta di sangue fosse l'unico modo per impedirlo. Forse, miei cari, forse si sbagliavano completamente, o forse la loro tragedia è semplicemente di non aver potuto versare sangue a sufficienza perché il cielo non li abbattesse su di loro. Ok, quanti minuti sono passati? 20 minuti. Allora, giriamo solo la manovella e poi concludiamo con l'episodio. Andiamo in quel cazzo di buco di merda. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Bayon Community, ciao a tutti!